Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Buongiorno Fitness. Avete già visto Antonio Riga e insieme a Marzia, lui sarà il protagonista di questa puntata in palestra. Ci alleneremo con i pettorali, sì, giusto Antonio? Due esercizi per i pettorali possiamo vedere, ce li fa vedere Marzia. Ho scelto un'inclinazione a 30 gradi che per le donne è sempre consigliabile. Andare a 45 significherebbe sollecitare troppo le spalle, non tutte possono farlo. L'importanza di questo esercizio per i pettorali alti in una donna è perché la donna ha una conformazione pettorale un po' diversa, È molto importante allenare i pettorali alti perché sotto il capezzolo ci sono le ghiandole, sotto c'è tessuto adiposo, quindi sarebbe inutile. Fondamentale invece allenare la parte alta, riempire questa che le donne chiamano décolleté, significa tirare sulla pelle e quindi alzare l'inserzione del capezzolo e mostrare un seno un po' più tenuto su. È molto importante per battere la forza di gravità. La respirazione si espira quando si sale, si ispira quando si va ad aprire, si allontanano le braccia dal torace. Marzia sta sollevando 8 kg. Quante serie deve fare? Possiamo fare 4 serie da 12 ripetizioni. L'esecuzione tecnica è ineccepibile, per questo stiamo usando un peso ben al di sotto delle sue capacità. A casa? A casa, se si ha una panca o ci si può mettere comodamente su un qualcosa di inclinato, che sia 15 gradi, 30 gradi, 45, possiamo farlo con due sovraccarichi, ma oramai con la pandemia tutti hanno a casa due piccoli manubri. Qui ho una piccola panca, quindi è facilmente riproducibile anche a casa come esercizio. Bravissima Marzia, postura perfetta, impostazione impeccabile esercizio. E adesso vogliamo vedere la seconda L'altro proposta esercizio, per il nostro pubblico. Sì. Lo eseguiamo sempre con la stessa inclinazione. Alzarla significherebbe coinvolgere per me troppo il deltoide anteriore e le spalle, quindi adesso vediamo le distensioni, abbiamo visto delle aperture, adesso stiamo vedendo Marzia che distende verticalmente verso il soffitto, perpendicolare, due manubri, la respirazione non cambia, quando va in alto butta fuori il fiato, quando va giù prende il fiato, il pettorale è un muscolo a ventaglio, il movimento deve essere molto completo, ci deve essere la contrazione del pettorale in alto e la massima apertura quando si scende giù. Può essere seguito, io adotto questa variante per non stressare il radio e ulna e i polsi, può essere seguito tenendo le mani come se fossero un bilanciere, questo, così, senza ruotare i polsi, è un'esecuzione altrettanto valida, anzi questa forse è quella principale di esecuzione. Anche in questo caso possiamo fare 4 serie da 8, 10, 12 ripetizioni. Allora, mentre Marzia prosegue i suoi esercizi, brava Marzia, bravissima, noi ringraziamo Antonio, ringraziamo anche la nostra testimonial e vi diamo appuntamento a domani in palestra. Noi invece proseguiamo la nostra trasmissione chiacchierando sull'alimentazione con i consigli della nostra dietista Marina Manieri. E buongiorno di nuovo dal Caffè Atene le Dune di Silvi Marina. Continuiamo a pranzare, a cenare, a fare l'aperitivo con la dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Buongiorno. Quella che vedete è la pinza
che somiglia sia nell'aspetto che nei contenuti che nella pronuncia alla pizza, però è qualcosa di diverso, è di tradizione romana la pinza. Sì, esattamente. E qual è la differenza, dottoressa, tra pinza e pizza? Allora, essenzialmente l'impasto base è sempre quello, quindi i due ingredienti principali sono sempre acqua e farina, però differisce nelle due tradizioni la percentuale d'olio, che mentre nella pizza napoletana è minore, qui è un pochettino superiore, serve a dare quella croccantezza tipica di questo tipo di pizza, che tra l'altro tende anche a lievitare di meno, cioè a innalzarsi di meno, a diventare meno alveolata, appunto perché rimane più piatta. Ecco, il lievito, ottimo argomento di discussione. A volte dà fastidio, ci fa sentire gonfiore. Com'è il lievito della pinza? Allora, la pizza si lievita con un lievito che è di origine appunto biologica, quindi un lievito naturale. Così essendo, questo lievito, qualora fosse ingerito da persone con particolari sensibilità intestinali, va a comporre il microbiota intestinale, cioè va ad aggiungersi a tutti quelli che sono i batteri buoni che ci aiutano a digerire e ad andare avanti del nostro intestino. E ci sono persone che lamentano comunque anche, ad esempio, dei gonfiori, dei dolori a seguito dell'ingestione della pizza, oppure il classico "la pizza mi gonfia". In tal caso potremmo anche consigliare appunto a queste persone, come è qui per noi oggi, di preferire delle pizze un po' basse, croccanti, un po' quasi oserei dire biscottate, meglio se condite a crudo, in modo che nell'impasto rimanga meno acqua possibile per far sopravvivere il lievito. Condite a crudo, quindi quali sono i condimenti più tradizionali, più frequenti della pinza? Allora, vabbè, sicuramente abbiamo questa qui con mozzarella, fior di latte, pomodoro e basilico, che proprio ci parla di estate, c'è un condimento caprese, quasi un mix tra due regioni, questa pinza qui. Poi qui abbiamo mortadella, pistacchio e mozzarella di bufala, in questo caso, mentre lì abbiamo del cotto con pomodorino giallo e burrata. Buoni. Buonissimi. Sì, tra l'altro è una moda dilagante questa della pinza, perché negli ultimi anni veramente... Sì, prima si sentiva molto poco, adesso molto di più, anche perché spesso si usa uscire in 2-3 persone e condividerne una, cosa che invece è diversa dalla pizza classica, che viene presa tipicamente una a testa. Allora, grazie alla dottoressa Marina Manieri, noi per oggi chiudiamo qui, vi ringraziamo dell'attenzione, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, ci vediamo domani a Buongiorno Fitness. Buona giornata.